E qui chiamo, diciamo, in causa soprattutto i miei colleghi dell'Unione Europea, perché bisogna immaginare soluzioni innovative per dare risposte a queste sfide, soprattutto sul piano finanziario. Ma in ogni caso sono soddisfatta dei risultati del vertice. A margine del vertice ho avuto anche ovviamente interlocuzioni con molti dei miei colleghi, ho conosciuto il nuovo primo ministro britannico Keir Starmer, con il quale insomma abbiamo parlato di continuare una cooperazione che voi sapete essere molto forte tra Italia e Gran Bretagna, il presidente polacco Duda, il presidente Zelensky che ho appena visto, il presidente Erdogan e più o meno insomma tutti quanti i partner con i quali continuiamo a mandare avanti i nostri ottimi rapporti bilaterali e anche insomma il lavoro che va fatto insieme a livello multilaterale. Presidente, scusi, Salvini sta mettendo in discussione ripetutamente la linea del governo internazionale. Lei infatti ha un po' implicitamente già risposto dicendo che dipende da quali armi si mandano, eccetera. Ma fino a che punto intende comunque sopportare questo atteggiamento di Salvini? Perché in altri tempi ci sarebbero state anche crisi di governo sulla perché se pensa che questo comportamento guardi, la maggioranza è sempre stata molto compatta su queste materie, lo dimostra insomma una linea che è chiara per tutto il mondo, perché la posizione italiana è una posizione chiarissima per tutto il mondo, segue tra l'altro quello che c'è scritto nel nostro programma, perché questo abbiamo fatto dall'inizio dicendo che noi avremmo mantenuto gli impegni dei nostri assunti, diciamo, secondo la nostra partecipazione alle organizzazioni multilaterali, che avremo sostenuto l'Ucraina, che avremo ovviamente sostenuto ogni iniziativa di pace. Questo c'è scritto nel programma e questo abbiamo fatto, questo la maggioranza ha fatto con una solidità che mi corre l'obbligo di ricordare, non abbiamo visto in tutte le maggioranze che ci hanno preceduto e non vediamo attualmente neanche nell'opposizione, quindi io lo considero, diciamo, un ottimo elemento che aiuta l'Italia a essere credibile e rispettata nel mondo come oggi è.